Itte 2! Finalmente! Anche se per me è la parte 3, perché ne avevo fatte due nel primo film, anche se questo è già diviso in due, insomma, capito? Giunge al termine anche questa serie, The Two Film, iniziata ormai tanto tempo addietro. Siccome l'altra volta avevo paragonato il film alla miniserie TV, sto giro mi son letto 1200 pagine di libro! Cristo Stephen King, ma quanto scrivi? Ci sono rimasto male. Pensavo fossero 600-700 pagine, non 1200! Scritto dal 1981 al 1985 a Bangor, nel Maine, vicino Derry, da quest'uomo uguale a Mizia Giacomina! Zia Reveal! Ha scritto sto libro mentre era, parole sue, sempre fatto. E si capisce da alcune scelte di trama che ti dirò, perché in sto film, regà, e in quello di prima, hanno tagliato cosine che io vi devo dire. Stefano, insomma, via! C'è Beverly che fluttua. Te la ricordi? Ecco, qua già devo cominciare a rompere i palloncini, perché semmai è Udra, la futura moglie di Bill. Spoiler, vabbè, si vede subito. Quella che fluttuerà catatonica. Ma comunque, che c'è sta in TV? Interferenze. Dai, e due cazzotti che si sistema. Chiamate il padre! No! Cosa starà vedendo? Mi viene da pensare il macroverso. Dove abita It? Abita. Le remote regioni che sono oltre tutte le altre regioni! Non lo so, dannata, ma è tornata con una profezia! Non c'è, dai! Oh, che cazzo. Oh, ma se. Hollywood, ti prego, basta! Ogni cosa che tratto. Non mi pare poi lei profetizzi assolutamente un cazzo! Ho visto Noi da grandi! Pure a me? Questo è il pezzo dove Bill prende il coccio di Coca-Cola. Verde! Perché il colore verde è importante in It. Presumo si è risaputo, ma io ho notato che è tutto verde. Ogni volta che spunta qualcosa, un oggetto, una brezza, una macchina, un alieno, Stephen King se premura di dite che è verde. Forse perché verde è il colore di un certo animale guida, o perché è il colore della vada cadavra, non lo so. Bill zaccagna tutte le gnappette e fanno il patto de sangue. Ben, Beverly, Richie, Eddie, Mike, Stan, Silente e Grindelwald. Questo patto consiste nel tornare dai e gonfiarlo come la cisterna, quella dove sono annegati i ragazzini. Non nominarmela! E parlando di Stan, in realtà è lui quello che prende l'iniziativa di fare il patto. Proprio quello Stan che Beverly ha visto da adulto con loro. Sì. Mi raccomando, ricordatevi. Non famo che uno deve chiamare tutti come al solito. Sì. Panoramica di Derry. La statua del vecchio Paul Bunyan, protagonista della visione di Ricci. Arrivederemo dopo. Il ponte dei baci. Questo dovrebbe essere in legno, ma dovrebbe essere pure il 1958. E qua stiamo nell'89. Mo col time skip in che anno staremo? 2016. Capirai, dovrebbe essere l'85. Il time skip del libro loro da adulti è prima di loro da bambini nel film. E lo scarico tra Witchan e Jackson Street, dove George ha perso il braccino. E magari solo quello. Nel 2016 c'è la fiera de paese. Signori, comprate i biglietti della riffa. Fiscete un prosciutto di bambino. Di chi? Di tacchino. Oh, ma questi sono niente po' di meno che Adrian Mellon e Don Haggerty, una coppia gay di Derry. E uno dei primi capitoli del libro. Sì, bello che ce li hanno messi. Bello per noi, ma per loro... Si divertono tutti felicini. Ma ecco il gruppo dei bullettini. Immancabilissimo Steve Dubey, Christopher Unwin e soprattutto John Webby Garton. Un Harry Bowser Jr. Qua se dicono qualcosa su Meg Ryan, ma porra signora, ma lasciala perdere. Te lo dico io come va. La virgolette 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 provocazione virgolette 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 è la stessa. Un cappellino stupido con scritto I love Derry. Webby gli dice: dovrei fartelo mangiare. E Mellon gli risponde: se vuoi mangiare qualcosa, mangia sto cazzo. Semicit. Ma che greve il libro, eh. Dicono fr... che ne... tutta gallara. Ma io non lo dico perché sono bravo. Gli risponde a tono comunque. Quindi si iniziano le danze. Il primo bordello, sintomo del ritorno di Hitler.
La cattiveria che sale, sale e si insinua nelle menti danneggiate, sfociando in papagni sul muso. Bordello. Vabbè, mo li pistano come l'uva, perché non è passato il DDL Zan e si sentono protetti, ma li lasciano andare. Gli stanno a fa malissimo. Ma a posto così. Se no la comunità LGBT a sto film gli fa un cu... Una causa così. Sì. Tranne per Webby, che vuole buttare Adrian Mellon di sotto nel canale. Splash! Pari pari al libro. Ok che i bullettini non vedono hit, se ne vanno prima. Però, do sta hit? Ma non fate che non sbuca fuori perché voi volete tenere per dopo, eh? No, eccolo qua. A posto. Ridit! Pennywise, a.k.a. Robert Gray, si chiama pure così, un incrocio tra Ronald McDonald e Bozo. Il clown è la forma che sceglie più spesso, visto che non è la sua vera forma, ovviamente. Perché quale bambino non ha un debole per i clown? La curlofobia, o paura di clown, è un disturbo che rientra tra le fobie specifiche. It può assumere tante forme, quindi. Anche quella del pescatore, che ci porta al fiume un Adrian Mellon de 70 kg. Azzopè. Taste test. Sgnate. Sotto l'ascella. Esattamente dove lo mozzica nel libro. Attenzione ai particolari. Ci stanno pure i palloncini con la scritta I love Derry, che festeggiano la prima V-It. I Made It, cazzo, 27 anni dopo l'ultima. Non vi preoccupate per questi, li arresteranno tutti. E anche se sia Don che loro dichiareranno d'aver visto un clown e dei palloncini, nessuno gli crederà. Perché sembra una storia strampalata, o perché a Derry va così? Questa tra l'altro è una storia che Stephen King prese dalla cronaca, mi pare d'aver capito. Successe nel Maine veramente, che aggredirono una coppia omosessuale e uno lo gettarono in uno scolo. Ma non è un reato di odio, è solo un'aggressione normalissima. Ci sono già le leggi. Trova a non mettere la politica. Vabbè, cambio scena. Rivediamo Mike. Ciao. T'ho riconosciuto subito. Sei l'unico nella città rimasto a Derry che ascolta una radiolina. Nel 2016. Non te dico uno smartphone, ma una televisione. No, perché sta intercettata la polizia. Ho capito, ma non è Robocop, lo fai hacker. L'avete voluto ambientare nel 2016. Cazzo pretendi che devo credere a questo che ha radiolina? Si accorge delle prime avvisaglie del ritorno di It e va a indagare. Perché questo Mike ha fatto in 27 anni e fa per tutto il libro pure. Un investigatore bibliotecario, ma ha ancora i dubbi nel chiamare i suoi amici. Cosa lo convince? Le continue morti che avvengono. Mentre nel film uno scrittone gigante sotto al ponte. Anzi, tre scritte. Tornata a casa. Tornate a casa. Tornate a casa! E mi sa che tocca chiamarli. Titoli di testa? Il neon dei defunti. Dagli con altro membro del club dei perdenti. Il boss, Bill Denbro. McAvoy! Questo è peggio de Favino. Fai tutto te. In teoria quasi calvo ormai. Ma quello se lo tiene per X-Men. Ha lasciato Derry come tutti gli altri tranne Mike ed è diventato scrittore di successo. Ha fatto i soldi veri, ce fanno pure i film sui libri sua, tipo un altro scrittore. E chi li fa i film su di lui? La Warner Bros! Non solo ha fatto It, ma ha fatto pure il film che sta dentro It! Guarda i nostri film, guarda! Le Boris Vibes si sprecano! Scusi, sa dov'è il regista? Ma vattene a fa' culo, Borit! Ed ecco la moglie! Audra Phillips, attrice di successo! Cagna maledetta! Non somiglia a qualcuno! E Freddy Firestone, il produttore del film. Entrambi gli vogliono bene. Lo blastano qua! I due libri sono meh! Ma i finali fanno schifo! Non è vero! C'ha ragione! Almeno però Bill non balbetta più. E vorrei dire una cosa su Audra, che in sto film viene trattata malissimo e manco la vedremo più. Anche se era abbastanza importante, se può dare tagliare. Però lei è una poveretta che vede il marito che a una certa fa. Me sto a ricordare le cose. Vado a Derry, una cittadina nello sprofondo, per una promessa che ho fatto da bambino a 11 anni. Mollo tutto, incasino il film. Te sta bene?
E altro, che poi ti dirò. Giustizia per Audrey. Qui invece litigano, ma anche dopo litigano sempre tutti. Ma fate chiama Mike. Bella Bill. Chi è? Sono Mike. Buongiorno. Mike Enlon. Enlon. So quello con cui ha quasi ucciso un'essenza cosmica. Ah, qua sciocchezzina. Ma com'è possibile che non te ricordi? Perché è così che funziona con It. Non è un pretesto di trama barbino. Tutti quelli del club dei perdenti, tranne Mike, che è rimasto lì, si sono scordati di tutto, degli altri, dei hit. Ma piano piano tutto riaffiora, galleggia, dopo la chiamata di Mike. Ed è come se dentro di loro si aprisse una porta, rivelando una luce orribile. Persino vecchie cicatrici sparite ricicciano fuori. E il film te lo fa vedere. A Bill gli riesce fuori quella della mano. E sono tutti spinti ad andare a terra da questa forza sconosciuta e dalla forza di questo giuramento. Perché? È tornato. Anche lui, casualmente, uomo di successo, ha un'impresa di limousine. Qua fa il risk analyst, McCoyons. Ma stavolta ha analizzato male a fine libro, eh? Vabbè, ha fatto i soldi veri, ma è sempre un cicinino ipocondriaco. Avrà ancora l'inalatore utilissimo. E vado in giro senza il placebo. E mannaccia, speravo ci fosse un cameo che non c'è sta. Perché qua nel libro, quando molla tutto e va a Derry, dovrebbe portar Pacino quel giorno. Ar Pacino. E lo lascia la moglie. Un cicinone simile alla madre, iperprotettiva che s'accolla. E chi la interpreta infatti? La stessa attrice che fa la madre. Ok, questa è bella. Chi sta a portammo? Edipo? Chiunque sia, adesso è morto. Perché lo chiama Mike? Eddie l'hanno fatto strano in sto film, te lo dico subito, eh. Quando in realtà è un bellissimo personaggio, piccoletto ma coraggioso. Qui per esempio abbozza con la moglie, è un po' è vero, ma poi gli tiene testa, spinto da una risolutezza mai vista, manco dalla moglie. Pensaci te, Al Pacino, portala a mangiare cannelloni che è contento. Ciao ciao. Tocca a Ricci, riceve la chiamata. This was the first reaction. Lui è diventato un DJ di successo e ha fatto i soldi veri. Ma qui ragazzi, leggendo questo cazzo di libro, mi sono accorto che Ricci sono io. Sono io, non è un meme. Ah, che simpi. Non quello del film, eh. Nemmeno d'aspetto, con tutto l'amore, frate. Ma perché Ricci è uno che non gliela fa sta zitto, a non di cazzate, e se mette nei casini per questo. Il suo lavoro è fare la voce. La voce! Non come Prodero. L'uomo dalle mille voci. Mo io non c'ero mille. Però perché lui fa le vocine. Iperattivo. Ogni tanto s'accolla. Ogni tanto s'accolla tantissimo. Te rincoglionisce con le parole. Cristo, ho paura. Nel film invece è alcolizzato a quanto pare. Cos'è? E fa lo stand up comedian. Stai bene, sì? Stai più rotto di Willy il Coyote dopo che han seguito Bip Bip. Bip bip Ricci. È il turno del cicciottellino della compagnia, il pacioccone, lo scrittore di haiku d'amore. Quella che scrisse Ben era una poesia giapponese. È un anime pure questo. Brace d'inverno, i capelli tuoi dove il mio cuore brucia. Anche poeta. Ben Anscombe. Questo qui? No, questo. Dimagritissimo, bellissimo, levissimo, diventato un architettone proprio, che Renzo Piano, mo lo chiamano Renzo Sgabuzzino, seminterrato non illuminato dalla luce dei defunti. Mi fermo qua. Ha fatto i soldi veri. Già da piccolo aveva dato prova di saperci fare, costruendo la diga e il rifugio. Perché ognuno dei perdenti ha una skill. La sua è costruire. Qui se beve il whisky, te lo fanno vedere. Perché pure nel libro se lo beve. Ma un po' di più. Lo devo dire questo perché mi è rimasto qua. Dopo la chiamata di Mike, va a un bar dove lo conoscono. E prima regala $3 d'argento al barista, amico suo, da dare ai suoi figli. Perché l'argento serve contro i mostri. È un materiale puro che gli fa male. Tutti sanno. Se ci credi. L'altra volta sconfissero It grazie a 2 biglie d'argento fabbricate proprio da lui, quello che fa le cose, col quarto dollaro che aveva, biglie lanciate con la fionda da Bev, perché la skill da Bev è la mira. Insomma, barbar. E se beve boccali de whisky.
Ma tipo sciottini, tutti d'enfiato. Che già il primo per terra. Boccali. Più de uno. Con una tecnica che ha visto da delle tribù, ma che ne so, che te sniffi il limone e poi butti giù. Sniffi e butti giù, sniffi e butti giù. Il barista giustamente sei in panica. Eppure io, stato di questa, cioè, un matto. Beve per ricordare. Don't try this at Derry. È il turno di Stan. Ma potremmo anche saltarlo, dai. Va bene. Si sta rilassando con un puzzle di uccelletti, la sua grande passione, che condivide con Silente. A quanto dice lui, non pensate male, dai. È diventato un commercialista di successo. Ha fatto i soldi veri. Lui soprattutto, cazzo, era l'unico ebreo senza soldi. Citte del libro, non c'entro niente, YouTube. Te l'ho detto che il libro scherza pesante. Cronaca, dovere di cronaca, recensione, parodia, doppiaggio, faccio tutto io. Quindi YouTube ne ha studiati dei librei. No, YouTube no! È il 28 maggio 1985, / 2016. Una piacevole serata in compagnia della moglie Patrice. Andava tutto bene. Chiama Mike. Andava tutto un po' meno bene. È tornato. Chi? Hai capito? Non ho capito. Hai capito? No, perché non è possibile. Non voglio nemmeno pensarci. Quindi non ho capito. Invece sì. Stan comincia a ricordare. Stan the man. Stan l'uomo. Soprannome che gli ha dato Ricci. Proprio tu non vuoi venire. Tu che hai dato l'idea del patto di sangue. Perché forse aveva visto più cose dei suoi amichetti. Forse sa qualcosa che gli altri non sanno. Prima di partire si fa un bagnetto. Guardalo che occhi sognanti. Pensa ai bei giorni della sua infanzia. Pensa appunto ai punti che si è dovuto mettere. Madonna, sei andato troppo giù, frate. Quando fa finta di tagliarsi i polsi anziché la mano. Così, peride. E Bill però si preoccupa. Grande Stan, che è morto. Faceva bene Bill. Ma questo non è Stan, questo è Stanis. Ti devo dire la verità, mi ammazzo, lo sai che lo faccio. D'accordo, mi tolgo la vita. Stan l'uomo pone fine alla sua vita. Perché col cazzo che ci torna a Derry a buttarsi nelle fogne in mezzo allo schifo. Va veramente così. Chiama Mike, se ricorda, è dritto al bagno. Già l'altro riassunto avevo messo in mezzo dei ring. Ma te sei peggio, Mike. No, 7 giorni, 7 minuti. Ma perché si ammazza nella vasca? Primo, perché era il più precisino dei 7. E tutta l'avventura in mezzo alle fogne, la merda, l'aveva fatto un po' rosicà. Secondo, perché la sua visione più spaventosa, visto che tutti hanno incontrato It la prima volta da soli, Stan vide dei ragazzini morti affogati nella cisterna. Lo incontrò in una giornata la cui aria sapeva di verde. Beve, vede il sangue, sente le voci, è di lebbroso. Mike un uccello gigante, perché da piccolissimo un corvo lo beccò nella culla. Bambino piccolo, uccello grande. E manco se lo ricorda, è nell'It conscio. Bill vede Giorgi, Ben una mummia, Ricci la statua gigante. Stan ci vide Ben Drowned. Infine, Stan non si uccide per paura, come diranno dopo, ma perché dopo l'avventura con It si sentiva profanato. L'unico tra loro che non riusciva a sopportare la follia che aveva sporcato la sua anima e voleva morire pulito. O forse ci si mette per far defluire il sangue più in fretta e basta. Addio, Stan. Insegna gli angeli a giocare a trito. Ma mi sa che non credete negli angeli. Pure io ho qualche dubbio. Vabbè, passiamo a Beverly Marsh, la quota rosa del gruppo. Come sta Bev? Non bene. Bev non sta bene per niente, ragazzi. È diventata una stilista di successo. Ha fatto i soldi veri. È una donna forte quando vuole. Per carità, mi piace come personaggio, ma non sta bene. Ma è forte. Ma si è sposata uno uguale al padre. Abusivo a bestia. Tom Rogan. Ma perché, Bev? Apposta perché ci rivedeva il padre. Perché come tutti gli altri, anche Eddie hai visto, no? Sembrano ricadere negli errori del passato. Come un cerchio, un ciclo. Chiama Mike. Oh, sbrigate che stanno a ciancicare i piccoli angeli. Ok. Però Tom non la lascerà mai andare. Anzi, la dovrà mettere in riga. Per il suo bene. Va bene. Non mi devi spiegare niente. Tranquillo. Cos? Tom Rogan bestius bando? No, sto stravolgimento, no, dai, adesso mi incazzo. Non
devo incazzarmi. La tua violenza non ha giustificazioni. Voglio farti vedere cos'è un vero uomo. L'hanno fatto bello disturbantello. Chi ha letto i libri sta lì lì per sbrocca male. E invece Beverly, che marsh. No! Vai subito in camera tua, se no ti faccio il tatuaggio di Mona Lisa dietro la schiena accinghiata, capito? Pesantissimo! Succede pure nel libro. Ma succede anche che Beverly ritrova la forza che la contraddistingue. Quell'ira mazzone che gli ciccia fuori quando prepara le sfilate o tira pezzi d'argento in capoccia alle entità superiori. Quindi gli pia la cinta e lo sfascia proprio. Gli fa partì i denti, una cosa proprio meritatissima. Altro che il corpettino qua. Già leggendo le chiamate ai perdenti da parte di Mike, mi stavo rendendo conto che mi stava prendendo sto hit. Me lo so magnato. Magnato. Ma con tutto l'amore, appunto, da fan adesso. E rosico se non vedo le cose che ho letto due giorni fa. Mia opinione personalissima sul libro. Ogni tanto ha anche dei pezzettini cringe. Nel senso, in sto pezzo di Beverly parlano del carattere suo. Ci sono pagine e pagine, perché sti 30 secondi di firme sono 30 pagine. Pagine e pagine di... Adesso Beverly ha quell'aria di potenza tutta intorno a sé. Una donna forte. Si può descrivere solo con una parola. Autorit. Ho capito, Steven, te prego. Bello, eh? Ma anche meno, please. Dagli ed un altro flashbackino. Cadaveri ovunque. Yeah, buon Halloween. Victor Chris, il bullettino meno peggio. Blatch Huggins, il bullettino meno intelligente. Entrambi ammazzati da Hit, trasformatosi in Frankenstein, perché è quello che Victor disse quando lo videro. Quindi Hit si trasformò in quello. Un saluto al molliccio, ci vediamo in tribunale. Dopodiché gli fece parlare la testa a Victor come un tappo de prosecco alla comunione de tuo nipote. Però poi ne bevi troppo e litighi con tutti e non gli rivedi più un casino. Ma perché negli anni 50, quando so piccoli, Hit si trasforma in tutti i mostri classici. È una figata. Il mostro della laguna, licantropo, vampiro, Frankenstein. I mostri che spaventavano la gente dell'epoca. Anche per questo l'argento. Vabbè, sti due, eh? Henry Bowers. Tu ricordi Henry, sì? Un pazzo malatissimo. Perché non è conosciuto bene Patrick Oxetter, come cazzo, quello. Non vi dico niente di Patrick. Tranne che aveva la curiosa abitudine di conservare mosche morte dentro un astuccio e falle vedere poco fiero a tutti. Inoltre chiudeva animaletti dentro un frigorifero. Stronzo! Ma più che Patrick, è il frigorifero importante. Si collega una scena dopo. Tra l'altro lui muore aprendolo e cucù c'è sta Hit sotto gli occhi di Bev. Detto de Patrick, rieco Harry, che torna bello tranquillo a casa come se fosse stato a raccogliere more. E bucio de culo non c'è more. Viene solo arrestato per aver ucciso tuo padre, Bash Bowers. Ok. Eppure l'altri bambini da collamo tutto il primo film. Ok. Ma come ok? È vero che ha ammazzato suo padre. Ma perché si è preso la colpa di tutte le altre cose? Forse perché se non l'avesse fatto qualcuno avrebbe rosicato? Quindi me sto zitto? Sì. Verrà rinchiuso a Juniper Hill. Ed eccola qua, te la fanno vedere. Bene, bene. Fino adesso comunque mi pare più questo il vero film di Hit. Nel senso che il libro inizia con la chiamata a tutti loro, come qua. Poi partono i flashback dei loro bambini, come qua, come Lost. Raga, mi sa che se leggi i libri di Stephen King e riguardi Lost non ci rimani troppo bene. Piccola parentesi in attimo, perché mano a mano che leggevo mi rendevo conto che solo parlando di Hit, il fumo nero è Hit. Si trasforma nelle paure, ti legge dentro. Incarnazione del male contro il bene. Hit ci si trasforma pure in fumo nero. Pagina 823. La costruzione dell'host. Flashback e poi presente, flashback e poi presente. Sta cosa l'ha resa famosa sta serie. Regà. Jacob è un po' a tartaruga. Regà. La capanna sudorifera coi visioni. La fanno uguale identica da bambini nel libro. Losit. Parlano pure dei Red Sox! Riga!
E queste sono le cose che mi sono scritto leggendo il libro. Se scavi ti rendi conto che è pieno di roba. I vettori della Torre Nera che hanno i nomi di animali, come le stazioni d'arma intorno all'isola. L'isola nera. Andiamo avanti. Harry adulto. Cresci male che non ripasso. Madonna, ma te sei Harry? Tu? Tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli però. Ma che quella è una puntata di Tom e Jerry dove una bisticca cade nelle fogne. Prendi per il culo. Fico. Harry guarda sotto il letto. Se ci sta Victor Chris con la capoccia riattaccata, tipo Frankenstein, sto film promette bene. Palloncino. Gli tira un capezzo. No, ma è una cosa sessuale. Vabbè, Victor! No, è Patrick. Ma che cazzo, va bene uguale. È venuto a dargli un regaletto. Il coltello che gli aveva regalato 27 anni fa. E gli dice pure che lo aiuterà a scappare. Perché Harry può uccidere il club dei perdenti anche se credono solo per metà. Citte. Chi deve uccidere? Gli stronzetti! Come li chiamavi tu? Quelli che t'hanno tirato i sassi! Crimine gravissimo! Bill arriva a Derry da solo senza il tassista. Li mortacci... Perdonate il mio francese. Arriva all'appuntamento, che è al ristorante Giada dell'Oriente. Giada! E che colore è? Big Bill! Bam! Altri ricordi. Ricordi che riaffiorano! Insieme a Eddie! Ben e Bev invece si rincontrano de fori. Ma tu, chi cazzo sei? Sono Ben, eravamo nella stessa classe! Ah, vedi, a saperlo prima... No, niente, l'ho già fatto. Cosa? Te lo dico dopo! Vieni qua! Abbracciami, guascone! Finalmente sono tutti riuniti! Gli Avenger delle vittime de Derry! L'annamo a morì ammazzati, gang! Tutti e sette! No, uno in meno del numero magico. Citte, Stephen King, pagina 720. Io l'ho visto e mi sono cagato sotto. E mi sono anche reso conto, dopo Lost, de quanto la Rowling sia fan di Stephen King, ma questo si sapeva. Anche che ci dava il maestro nei suoi libri, ma non così tanto. E pensa che brutto essere fan di Stephen King e poi fasse blastà su Ed Witter. Tralasciando che sia It che Harry Potter si basano sui bambini che sconfiggono il male assoluto, le somiglianze tra It e Voldemort, così è troppo facile. Voglio dire cose carine. It si basa su una fiaba norvegese, la storia di tre fratelli caprette. Una forte, una grassa e una piccina. Non ci si crede, cazzo. Che devono passare un ponte con a guardia la morte. No, un troll nei sotterranei sotto al ponte. E lo passano ingannandolo. Ma è stupendo, è stupendo. E poi ragazzi, Bill, occhi azzurri e rosso di capelli. So tutti e sette quasi rossi dei capelli, mi pare di aver capito. Perché Beverly è rossa. Stan, It è la storia degli Weasley che sconfiggono Voldemort. Mi sto lasciando andare troppo. È per dire che l'influenza di Stephen King si vede negli autori che gli sono venuti appresso. Come Toriyama ha influenzato Oda, Kishimoto, Martufello. Quindi so sei. Stan non c'è. Sette con It, si potrebbe dire. Sit, tutti si siedono. Sette con It. Oppure poteva essercene un altro con loro. Un bambino apparso qualche volta a giocare nei Barren insieme a loro. Bradley Donovan. Non il Donovan che pensi te, ci mancava solo lui qua. Bradley era un bambino che balbettava come Bill. Infatti lo conobbe in riabilitazione dei balbuzie. Riabili balbuzie 101. E a una certa Bill se lo portò appresso. Ma tutto il club, appena lo vedevano, non gli davano troppo peso. Non era uno di loro, come disse Ricci. Non era importante, come disse Beverly. E allora Bradley se ne andò. Incazzatissimo. Era anche uno strozzo, ma comunque non era trattato benissimo. Bulli totali. Bradley, in seguito, divenne l'amico. Festeggiamo! Eds! Non chiamarmi Eds. Perché sei così serio? Quello è un altro pagliaccio. Tua madre finalmente è morta! Su mia madre hai ragione. Festeggiamo! Ben, te che dici? Ti vedo trasfigurato. Come ha fatto? Beccata la McGranit? No, ho seguito un corso dove mi hanno inserito dei codici mentali che mi hanno riempito la vita di cose belle e svuotato il portafoglio. Io! Scherzo, non avrebbe funzionato. Ho sudato sette camicie. Ho corso di più e magnato di meno. E tu, Big Bill? Bill Tarta... No, Tartaglia. Bip, bip, Ricci. Mo' casonato canta.
In sto film c'è un problema col beve, zia, mo sbagliato. Come te va? Bill? Chi è Bill? Io sono Dennis. Hai gli occhiali storti, raddrizzali per cortesia. Bev, tu non sei preoccupata per Kay McCall? E chi è? L'amica tua femminista che ti ha soccorso dopo la zuffa con Tom. Che poi però è andata a trovarla. Per farsi di dostai. A quest'ora starà dentro un fosso a faccia in giù coperta de merda. Bip bip Ricci. Scusa Mike, io essere proprio sgostupato. Quella voce la puoi fare nel libro ma nel film no. Osserviamo Bill e Bev fare i piccioncini, mentre Ben se li spizza. Guardalo Ben, sta a fa' un pensierino dei giovani a Hit. No, 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 no. Torniamo alle cose serie. Torniamo a Hit. Oh, Bill sta ricominciando a balbettare. Stanno tutti piano piano regredendo o evolvendo a quando erano bambini, pronti per fermare Hit, che li ha richiamati qui perché non l'abbiamo ucciso 27 anni fa e ora ci vuole morti. Ma ora siamo adulti. Io pensavo che colpissi i bambini come i preti. Sta buono, Ricci. Scus. It preferisce i bambini perché sono migliori da salare con la paura, visto che le loro paure sono più schiette e meno complesse di quelle degli adulti che devono pagare bollette. Trasformarsi in una rata gigante sarebbe anche degradante. Ma se proprio non c'è altro nel menu, se magna pure l'adulti. Guarda Melon, aperto come un melone. E soprattutto It morde perché sono gli esseri umani che hanno paura di essere mangiati dai mostri. È la paura più comune, soprattutto dei bambini, a farglielo fare, perché non si nutre di carne, ma di fede. E chi ha più fede dei bambini che credono a tutte le robe magiche? Ma adesso, dopo 27 anni, una pennichella per It, ma non per i nostri eroi, saranno ancora in grado di credere? È questo il vantaggio di It ora. So adulti e la loro immaginazione si è affievolita, ma non così tanto come credeva. It c'ha un po' la strizzita. E parlando di bambini, quanti ne avete sfornati? Siete andati in giro per il mondo, lasciandomi qua. Te Ben capirai, da quello che dice il libro, perché il libro descrive il pene di Ben, ma te lo dirò poi. Riuscivi a vedertelo pure con la pancia? Zero. Nessuno dei 7 membri del club dei perdenti ha generato una prole. Un po' strano. Anziché ditte un po' ste cose, il film parla di un eco che rimbalza. Penso che non ci sia mai scritta in 1200 pagine del libro la parola eco, ma ok. Mangiamo sti biscotti, dai! Ecco l'horror vero. Dai biscotti escono fuori mosche putrescenti, uno schifo. Ma comunque sempre legate alle loro paure. A Ricci esce un occhio, perché a lui escono sempre occhi giganti. Eccoli! Bigliettini. What? È diventato Family Feud. Litigano per metterli bene. La gente pensa pure che Mike li stia pià per culo. Ma che veramente? Ma nessuno ha i dubbi a questo punto. L'amicizia. Mi serve l'inanatore. Ancora con quel coso stai? Ma respira dentro una bottiglia d'acqua che è uguale. Litigano eppure inutilmente, perché Bev ancora non aveva dato il bigliettino suo. E ce fa litiga a caso. Ma te sbrighi, se stavamo per scannà. Lavori per It. Stanley. Ah, così scoprono che è morto Stanley? Non glielo dice Mike? Che già lo sa, ovviamente. Non c'è o chiamano. Ma ecco le robe schifose. Ah, ok. Ma che cos'è? Ma che cazzo? Finito di vedere sto film, mi sono reso conto che fa più ride che paura. Ci stanno delle scene, veramente. Le teste cantano. Ma io al cinema mi detonavo sotto dalle risate. Guarda questo. Mentre sfonda un realissimo tavolo con una solidissima sedia. Poi sei visto Boondocks? Mike con la sedia assume tutto un altro significato. È in pieno Mike moment. Arriva la tizia. Va tutto bene? Non sei reale! Tutto a posto. Ti avvicini un pazzo che te sfonda il locale così. Senza le guardie, un taser, una bacchetta spuntata da un filaie negli zigomi.
Va tutto bene? Se ne vanno come se non fosse successo niente. E chi è che paga la cena? Senza la sedia sfonda del tavolo, solo la cena. Quasi tutti che hanno fatto i soldi. Quasi? Chi paga? Mike. Lui che più a meno di $11,000 l'anno citte. Sti bianchi. In realtà la scena è che la signora gli chiede tutto a posto. Loro ammazzano i fregnetti, ma so pochi. E stanno fermi, anche se spaventati. Perché tanto quella roba sovrannaturale la vedono solo loro. Come il sangue di Beverly, la grande legge dei cliché, e cose vedi solo te, e devi annacce de faccia. E così faranno la prossima puntata. Halloween dura una settimana quest'anno. Scopriremo tutte le risposte. Che porco Giuda, volevo farlo più corto sto riassunto, non dormirò mai per tanto tempo, e già non ho dormito. Chissà se ce la faranno i nostri eroi a sconfiggere It. Magari vince, non credo, ma comunque scopriremo come hanno fatto i nostri eroi a sconfiggerla. Scopriremo chi è, scopriremo da dove viene, scopriremo come funziona il rito di Chud, scopriremo chi è la tartaruga, scopriremo il passato di Derry e il futuro, ma soprattutto scopriremo cosa ha fatto Beverly. Ciao ciao.